Siamo nella giungla. Aug, aug. C'è coso, Goofy. Aug, auf, aug. Shit. Fatto anche bene, aug. Una specie di stormtrooper fatto male, sì. Di Teletubbies, uno dei Teletubbies, non mi ricordo mai come si chiamano. Teletubbies, Teletubbies, na, na, na. Done. Uno ha trovato la spada. Allora, non metto l'armatura perché grazie a uno che me l'ha detto. Non mi ricordo mai come si chiama. Non mi ricordo, mi spiace. Però mi ha detto che è meglio non mettere. E ha ragione, perché se mettete l'armatura all'inizio, quelli con la spada di. Quelli che hanno la spada e non hanno l'armatura, vi seguiranno per uccidervi e prendervi tutta l'armatura. Quindi, armatura più spada uguale Rambo. Quindi è meglio non metterla perché. Se ci pensate è una cosa furba, anche io quando ho la spada cerco sempre di uccidere quelli con l'armatura, perché hanno un'armatura. Naturalmente. Yeah. Ora però posso vestirmi. Si è girato male. Cazzo. Lo Stormtrooper fatto male è andato ad aprire la chest che io ho aperto prima, quindi. Non è pericoloso. No, no. Merda. Vediamo solo le frecce, niente frecce. Una chest, una chest. L'ha vista anche lui, l'ha vista, guardalo. Vai, vai. Dai, vai, vieni a prendere la chest. Spero che non ci sia già andato qualcuno. Ah, è una chest che si apprende col parkour. Niente, non è venuto. Sì, ti scazzi, beh. Io non ci provo nemmeno. Dai, dai, vieni qua. Toh. Team. Ok. sì. Davvero figo. Dai, dai, se continui ad andare su e giù, perdi velocità. Però perdo anch'io. No, no, ti massacro, io ti ammazzo, basta. Puoi fare tutto quello che vuoi, io ti ammazzo. Niente, se continua ad attaccarlo lo spingo sempre più avanti, quindi arriva prima lui. No, tanto là si bloccherà, la sapete, ora si blocca e gli do il colpo di grazia, spero, lo spero tanto. No, non si è bloccato. Ora mi butto nella lava e sono morto. No, no, ok. Guardatelo. Merda, grazie, grazie. Stato davvero bravo. Ora viene giù con la spada di pietra e mi ammazza. Ecco, lo sapevo. Però io guardate cosa faccio. Lo ammazzo. Vedete? È così che funziona. Oh yeah. Sì, non voglio rischiare. È così che funziona il circolo. Come si chiama? Come si chiama? Il ciclo della vita. La gente per me prende le chest e io li ammazzo dopo perché ho visto una specie di fumo da TNT, no. E niente, cioè la gente prende per me le chest e io li ammazzo. È così che funziona. Oh mio Dio, mamma mia che paura, pensavo di essere caduto in una buca della lava. Porca miseria. E qualcuno qui ha appoggiato tutta la roba che non gli serviva e sicuramente ha aperto questa chest. Sì. Ho un piccolo diamante portafortuna. Un'altra qui. Il cibo non ce n'è mai abbastanza. Niente, prendiamo i pantaloni. Prendiamo anche il flint. Se ci facciamo le frecce. Possiamo farcele, vero? No, mi mancano le piume. Allora, aspettate 2 secondi che faccio un po' di ordine. Mi guardo subito intorno. Niente, a posto. Via libera. A posto. Devo ricordarmi che ho un diamante. Ma non posso farci niente se non posso usarlo. Uffa. Sembro tutto borchiato. Favoloso. Ecco, lo sapevo. Va bene, sì. Un bel po' di roba, dai. Che aumenterà la mia resistenza.
Neo, 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 Beyblade, neo, neo. Mi ha ricordato la resistenza, mi ha ricordato Beyblade, l'originale, non quello che fanno ora tra gli ultimi, che fa cagare. Il primo era il migliore, cioè il primo, non mi ricordo più neanche i nomi dei protagonisti, ma era quello il primo, sapete, proprio la prima serie, cioè dove c'era la tigre bianca, sapete? Sì, tanto sapete, avete già capito qual è. C'era quel gioco per la PlayStation 1 che io ho amato, cioè lo amavo, ma non sono mai riuscito a comprarmelo perché non c'avevo i soldi da piccolo e non l'ho mai giocato, ma era un bellissimo gioco. Allora, una mucca, ma tanto cibo ne ho volontà. Tutto bello borchiato, guardate. Rambo nel 2000. Allora facciamo prima, diciamo, Terminator. Con i pantaloni pelle, le borchie, occhiali. E sì, facciamo anche l'occhio rosso che si accende. Non trovo nessuno. Eppure sono rimasti 5 giocatori. Vedete quelli zero vicino ai nomi? Penso che facciano parte del coso Bounty. Penso così. Penso che sia così. Le frecce non le ho. Devo uccidere qualche pollo. Sì. Sì, mi dispiace, ma io non riesco più a dire pollo normale. Devo dire sempre pollo. Un pollo. Ok. Il bello è che io non posso urlare quando registro, quindi mi dispiace, non mi sentirete mai urlare. O perché c'è mia mamma in casa, o perché c'è mia sorella, o c'è mio papà, e non mi piace urlare, preferisco parlare normalmente. Frecce. Frecce, quindi in questa parte dell'isola non c'è arrivato nessuno. Oh, mi ricorda tanto Lost. Mi devo scaricare tutti gli episodi, visto che l'hanno finito. Anzi, mi piacerebbe un casino prendermi tutto il cofanetto in Blu-ray disc, in Blu-ray, porca troia, che bello. È una trappola. Ci potrebbe essere uno spazio dentro d'acqua e io potrei rimanere bloccato. Non voglio rischiare, mi dispiace. Sono una checca, sono. Guardate che cascate. Cascate del Niagara? Forse. Interessante. È bello girare così, trovare chest, prendere. Poi quando incontrate uno forte, cazzuto, allora lì sì che dovete piangere. E piango anch'io, insieme a voi. Dobbiamo essere uniti. No, che cacchio faccio? Occhio, aspettate. Potrebbe essere una trappola. No, non ci voglio andare. Mi è già capitata una trappola del genere, che sono entrato ma le scale erano finite, cioè c'era, sapete, il vuoto tra uno, cioè c'era uno spazio, allora c'era uno spazio, sì, c'era uno spazio in mezzo alle scale, io non potevo più risalire, ho dovuto sloggare e ho perso tanti bei punti. Sì, io guardo sempre i punti alla lobby perché voglio fare il figo. Ora attualmente a questa registrazione del video sono 870 punti. Devo arrivare a 5.000. Perché è bello, perché con i punti fai il figo. Vabbè, non fai il figo, cioè non servono solo a farti figo. Equipaggiato male. Corriamo. Nascondo le armi. E servono anche per... Tu sei spettatore. Bene, vuoi aiutare un compagno? Un compagno? Bene, gli compri qualcosa con i punti. Ah, c'ha le frecce. Dov'è? Adesso guardate come scappa. C'è un altro. Ha un compagno di squadra nella nave. Avete visto? Io l'ho visto. Tu non l'hai visto? Io l'ho visto. Tu non l'hai visto? Io l'ho visto. No. Devo ucciderlo prima che si colleghi al suo compagno di squadra. Cioè, secondo me era il suo compagno di squadra. Erano tutte e due full pelle. Dov'è? Aveva anche la spada di pietra. Allora devo stare attento, sta per arrivare suo compagno. Prendo subito la roba tutta così. Ok, non ho lasciato niente. Devo sbrigarmi, sta arrivando il suo compagno di squadra.
Eccolo. Dove? Dove? Ok, sta per partire il deathmatch, penso. Vediamo se ho qualcosa in più. Le frecce ne avrò tante ora. Eccole. Ottimo. È una bruttissima posizione questa in cui mi trovo ora. Vabbè, tutta questa roba qui l'ho guardata, non c'è niente di importante. No, 20 minuti. Ah, bisogna ucciderne un altro. Andiamo via da qui perché è una bruttissima posizione, come vi ho appena detto. Perché se è sotto la montagna potrebbe arrivare qualcuno. Sto di qua. Ecco, qui. Bello. Perfetto. Ecco, bounty has been set on Beppe Junior by 6 bot for 10 punti. Quindi se uccido Beppe tecnicamente dovrei prendere i punti. Allora, io non lo so. Mamma mia quanti. Porca miseria, devo trovare una workbench. Prima brucio qui. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai a prendere. Farmi una spada, perché adesso qualcuno verrà ucciso sicuramente. Parte il deathmatch. Là c'è una workbench. Penso di no, perché sennò quello lì si sarebbe fatta la spada di ferro. Merda. In questi casi io mi arrabbio sempre perché devo sbrigarmi a farmi una spada di ferro, ma non riesco mai. No. No, non ci riesco. Ok, posso farmi anche delle frecce. Posso farmi tanta, tanta, tanta bella roba. Ma serve una tavola da lavoro. Lavoro, oh mio Dio, lavoro. Una tavola da lavoro, una crafting table, una workbench. Sì, non servono queste tre cose, cioè sono la stessa cosa. Ma lo dico in vari modi. E fa più figo, fa. Like a boss. Speriamo di trovare qualcosa qui. Ma non penso, siamo in una specie di. Questo deve essere un tempio. Ma io non ci vado. Eh sì, oggi avete un Rambo molto. Molto attaccato alla sua vita questa volta. Non rischio di andare in vari posti sconosciuti. Sto cercando di ricordarmi se ho visto una workbench precedentemente e l'ho lasciata. Mio Dio, guardate quanto ferro. Una barca. La prendo perché è davvero comodissima per muoversi nell'acqua. Ed è veloce. Oh, pensavo di averla rotta. Io qualsiasi cosa che tocco la rompo, quindi siamo lì. Nel gioco, eh. Ecco, un villaggio. Ecco, un villaggio. La tengo qui perché se devo scappare e correre veloce la posso usare. Niente workbench. Emilind Jean Beppe Junior con 10 punti. Quindi dovremmo uccidere Beppe. Beppe. Ecco. Ecco. Bene. Chi è lo spawns avrà un culo assicurato. Eccola. Eccola. Eccellente. Dai, ce l'ho anch'io questa volta. No, ma chi c'ha nella cosa lo spawn si fa proprio tutto full con calma. Ottimo. Ma sì, dai, mi faccio. No, 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 non posso farmeli. Pensavo di farmi i cambali. Cioè, no, i piedi. Faccio le frecce. La prima volta che mi faccio delle frecce. Ora ne ho tantissime e posso sprecarle. Yeah. Ora vediamo l'arco. Ah, bene, qua siamo sopra il cerchio, cioè sopra il diametro del cerchio. Vabbè, non so come spiegarvelo, ma quindi devo andare in là. Ecco, proprio, è morto uno allo spawn, come vedete. Sicuramente. Niente. Devo aspettare la mia ora adesso. A bounty of 10 points has been claimed upon Beppe Junior. Bene. Chi è? Perché ci siamo rimasti in due? Oh mio Dio. Niente, cioè Beppe Junior è morto e ha preso 10 punti. Cioè penso che abbia preso 10 punti quello là che gli ha dati a Beppe Junior. Aia, mi sta facendo male il ginocchio.
Porca miseria, mi sta facendo male il ginocchio. Comunque ha preso i 10 punti, quello che gli ha dati. E penso che ne abbia ricevuto il doppio. Non so veramente come funzioni sta cosa. Ecco, John ha dato 10 bounty a Emeline. Non capisco il perché. Forse è equipaggiato meglio di me, sicuramente. O forse no. Oh mio Dio. Saluto. Eh sì, non c'è nessuno. Pensavi che fossi stupido? Pensavo che fossi stupido, oh mio Dio. Vabbè, tanto c'ho tante frecce, quindi. Anzi. Oh, cacchio. Oh mio Dio, che schifo! No, che schifo, no! Oh mio Dio. Questa volta no, ho fatto una figura di merda assurda. Cioè, pensavo di riuscire. No, io stavo guardando il nemico dietro, ma non ho, è arrivato così veloce, no. No, no, niente. Ho fatto schifo, vabbè. Fa niente. Cacchio. Vabbè. Ciao, ciao.